In nomine Patris et Filio e Spiritus Sancti. Amen. La tua santa e divina presenza, Signore Gesù, ci poniamo anche oggi all'alba, all'inizio di questo nuovo giorno, esprimendo anzitutto il nostro ringraziamento per i tuoi innumerevoli, continui e infiniti doni. Per ogni grazia che costantemente non cessi di elargirci, e umilmente ti chiediamo anche perdono delle nostre innumerevoli imperfezioni, miserie, peccati, mancanze commesse e l'assistenza dello Spirito Santo in questa meditazione. Deus meus, totus corde, venite meum, meorum peccatorum, Iaque detestor, quia peccando non sono un pena sat ius est statutus pro meritus sum. Se praeserti qui offendi te summum bonum ad igno qui super omnia divigaris. Ideo firmi ter pro buona divante grazia tua. Deceto Romenum peccaturum, peccandique occasiones proxima sfuggiturum. Amen. Veni creator spiritus mentes tuorum visita. Imple superna gratia, che tu creasti pectora, qui dice di Sparaclitus, Donum Dei, Altissimi Donum Dei, Fons vivus signis caritas spiritualis sunc, tu septiformis munere, digitus paterne dextere, tu rite promissum patris, sermone dita scuttura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis virtute, firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque donis proti, nostructore sic te preio, videmus somne noxium, per te sciamus da patrem, nuscamus atque filium, teque friusque spiritum credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, Filio Via Mortuis, surrexit ac paraclite in seculorum secula. Amen. Emitte spiritum tuum creabuntur, et renovabis faciem terrae. Dalla vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai, libro secondo, capitolo terzo, Gesù al Tempio e il suo smarrimento, come si comportava Gesù nel suo interno fino al ritorno a Nazareth. Terzo incontro con i dottori, gli sguardi verso la madre. Undicesima parte. Dopo essermi intrattenuto con i poveri e aver insegnato loro la via dell'eterna salvezza, tornai al Tempio e mi intrattenni a pregare il Padre mio. Aspettando che si radunassero i dottori, gli anziani e tutti i ministri del Tempio. Vennero per tempo e mi posero in mezzo ad essi. Incominciai di nuovo a parlare e spiegare loro le scritture con maggiore eloquenza, grazia e sapienza. Prima però di incominciare a parlare, pregai il Padre mio di far venire la mia diletta madre, che mi cercava per la città con Giuseppe suo sposo. Parlando al cuore di lei, l'invitai a venire al tempio per sentirmi disputare con i dottori. Essa, udendo la voce interna e conoscendo che era la mia, venne con sollecitudine, arrivando nel tempo stesso in cui stavo parlando. Incominciai a spiegare le divine scritture agli uditori, i quali restarono attoniti. Erano rapiti i loro cuori, in modo che molto si dilettavano nell'udirmi e si meravigliavano dell'insolita consolazione che sperimentavano. Ognuno ebbe l'ispirazione divina di credere che io fossi il Messia promesso. E questa fu così grande che per rifiutarla dovevano farsi violenze.
perché all'ispirazione si univa anche il mio parlare per far conoscere a loro che il Messia promesso era già venuto. Feci conoscere più chiaramente che ero io il Messia. Quando, ministro del Tempio, mi avvisò che fuori vieno la mia madre Giuseppe che mi cercavano. Risposi ad alta voce affinché ognuno di loro mi udisse. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli è mio fratello, sorella e madre. Così feci conoscere loro chiaramente che io ero il figlio di Dio. E meglio ancora lo dichiarai con la risposta che diedi alla mia diletta madre quando si lamentò che io l'avevo lasciata. E risposi ad alta voce: perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi del Padre mio? I loro cuori induriti, pur con tutte le ispirazioni divine, pur con tutta la mia sapienza e grazia, e pur con il mio modo di parlare così chiaro e con tutto quello che sperimentavano in se stessi, non si vollero arrendere, né vollero persuadersi le loro menti a credere che io fossi il Messia promesso. Nonostante si mostrassero sempre più ostinati, continuai a parlare con la mia solita grazia e sapienza divina, in presenza anche della mia diletta madre di Giuseppe, i quali si riempirono di gioia nell'udirmi parlare e nel vedere l'attenzione e gusto con cui ognuno mi ascoltava. Terminato il discorso, mi fecero un grande applauso, e in particolare i dottori, i quali non potevano negare che in me c'era una sapienza sovrana. Ma non vi fu alcuno che volle riconoscermi per loro vero Messia. Godevo molto nello spiegare le divine scritture, nel manifestarle, scusate, nel manifestare le grandezze e le opere mirabili del Padre mio. Veniva però molto amareggiata questa mia consolazione nel vedere la durezza di quei cuori e l'ostinazione, il non volersi arrendere ai lumi di ispirazione che loro dava il Padre mio e alle verità da me loro manifestate. Offrii questa mia amarezza al Padre e lo pregai di voler compatire la durezza di quei cuori e di continuare ad usare loro misericordia senza ritirare da essi le sue grazie. Lo ringraziai poi di quanto avevo operato negli animi degli uditori e delle grandezze e misericordie sue che ad essi aveva manifestate per mezzo mio. Lo lodai, magnificai e ringraziai da parte di ognuno, perché non vi era chi desse a lui tutta la gloria e l'onore per quello che da me avevano udito. Davano lodi alla mia madre a Giuseppe per le grandezze che scorgevano in me, ma non lo davano il Padre mio, a cui tutto si doveva. Supplii a questo mancamento da parte di ognuno e pregai il Padre mio di dare a tutti i miei fratelli un vero sentimento ed una luce speciale, affinché, udendo e vedendo nella creatura qualche cosa mirabile e degna di lode, subito diano lode al Creatore, perché da Lui viene partecipato alla creatura ogni bene, essendo questa un mero strumento per il quale il Padre mio vuole manifestare la sua potenza e vuole far spiccare le sue misericordie ed opere mirabili. Godei molto nel vedere la mia diletta madre, nel sentire l'allegrezza dell'anima sua per avermi ritrovato, e rivolgevo verso di lei i miei sguardi mentre parlavo con i dottori. Offrii al Padre mio questo godimento e quello della mia diletta madre, e lo pregai a degnarsi di far provare parte di quel giubilo ad ogni anima che, dopo di averlo cercato, alla fine lo ritrova. Ben ha ragione l'anima afflitta e stanca di cercare il suo Dio, quando poi lo ritrova, gusta la dolcezza del suo amore e gode della sua amabile compagnia. Tutto mi promise il diletto padre. Gli offrì poi tutti i patimenti sostenuti in quei 3 giorni, le fatiche nel parlare ai dottori. Infatti ero molto delicato ed ancora di tenera età, e quantunque fossi sostenuto
dalla divinità, pure sentivo molto nella mia umanità quei patimenti. Pregai il Padre mio che per questo si degnasse di dar forza, coraggio e virtù a tutti quelli che hanno da affaticarsi e patire per la sua gloria e per la salvezza delle anime, affinché, animati sempre di più dal suo aiuto e dalla sua grazia, si affatichino volentieri e non stimino fatica l'adempimento della sua volontà, gloria di Dio e per la dilatazione del suo regno. Laudentur Iesus et Maria. Ecco, siamo alla terza disputa di Gesù con i dottori, al terzo discorso, al terzo incontro. E anche qui emergono delle note che sono una variante sul tema approfondita di quanto abbiamo già visto, che però devono suscitare in noi delle salutari riflessioni e considerazioni e anche la comprensione di come il Signore agisce con noi, di come ci guida, di come ci conduce, anche di come ci parla, perché guardate che il Signore parla a tutti, eh. Nessuno di quelli che sta ascoltando questa meditazione in diretta o in differita, nessuno, questo si sappia, può dire che non ha mai udito la voce di Dio. Non è vero. O che Dio non gli abbia mai parlato. Presumibilmente non ci ha fatto sufficiente attenzione, oppure non la sa distinguere, non la sa riconoscere. E quello che abbiamo letto e che stiamo per meditare ci darà qualche insight, qualche input, qualche dritta per comprendere. Si legge nella Sacra Scrittura, citato da Gesù nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, sta scritto: tutti saranno ammaestrati da Dio. Tutti. Tutti. Ed è Dio solo che dobbiamo ascoltare. Ripeto, è Dio solo che dobbiamo ascoltare. E comincio da questo, anche se non è la cosa più importante. Se noi udiamo e vediamo una creatura che fa qualcosa di mirabile e di degna di lode, certamente che cosa dobbiamo fare, amici cari? Immediatamente rivolgere le lodi all'Altissimo, perché come dicevano i santi, e questo per favore mettiamocelo in testa, quindi se c'è qualcuno, qualche rara persona che dovesse vedere in me o sentire in me qualcosa di buono, io lo supplico in ginocchio, ecco, di fare esattamente questa cosa e di rivolgere a Dio ogni lode, ogni benedizione e ogni ringraziamento, anche perché dovete capire bene una cosa, figlioli miei cari, questo è anche una... Il Signore ce lo fa vedere chi siamo e che quello che c'è di buono in noi non viene da noi, ma viene da Dio. Noi siamo dei poveri collaboratori e strumenti. Fondamentalmente, come del resto Gesù spiega nel Vangelo, chi siamo noi? Siamo solo servi inutili, che nella migliore delle ipotesi abbiamo fatto semplicemente quanto che c'era stato detto di fare, quanto è il nostro dovere, con una marea di imperfezioni e quindi neanche troppo bene e neanche lavorandoci sufficientemente, cioè si poteva fare, se sicuramente sempre possiamo dirci che si poteva fare meglio di più. Quindi per favore, e questo dobbiamo farlo anche con noi stessi, infatti se c'è proprio un vizio stupido, mi pare che l'ho chiamato così nel libretto sui vizi capitali, la superbia,
La vanagloria. San Paolo dice: ma di che cosa c'è da vantarti? Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se tu non l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Questo vale sia per i doni di natura che per i doni di grazia. Io sono ancora vivo perché la provvidenza mi mantiene in vita. Non sto dentro un letto d'ospedale, malato e infermo, perché il Signore mi dona la salute. Certo, noi dobbiamo custodirle queste cose, ma sono diventato sacerdote per una grazia inestimabile, completamente immeritata. Sto facendo quello che sto facendo perché è Dio che ispira, che aiuta, cioè lo fa in continuazione. Quindi, mi raccomando. Come diceva il buon San Luigi Pellegrino Forte, Deo solo, a Dio solo si dà la gloria. A noi il disonore, la vergogna, l'umiliazione. Ecco. E chi più ne ha, più ne metta. Perché se uno vede un difetto o una miseria, quella è farina del mio sacco, il mio, ci potete mettere tutti, eh? Se uno vede qualcosa di buono, non è farina del mio sacco. Viene da Dio, non da noi. Questo è un punto capitale, di proprio fondamentale importanza, perché questo consente di strutturare in maniera retta e corretta, secondo giustizia e verità, la considerazione che abbiamo di noi stessi e del prossimo. Ora, come agisce ordinariamente Dio? Come fa a farti capire una cosa? In questo episodio Gesù ci fa tutti quanti gli step, ce ne dice uno alla volta. Dio fa sempre così. Allora, la prima cosa, Gesù spiega le scritture. Possiamo anche fare poi i collegamenti tra Gesù e gli uomini e la donna di Dio. E questi restavano attoniti, senza parole. Perché era una spiegazione ispirata, corretta, convincente, avvincente. Ripeto, l'abbiamo già detto forse nei giorni scorsi, sicuramente Gesù non usava un eloquio, pur stando in mezzo ai dottori, particolarmente erudito, ma era di una profondità, di una chiarezza straordinaria. Quindi questa è la prima spia. Però questo sarebbe un po' poco, dice, vabbè, commenta bene la scrittura, vabbè, c'ha una sapienza ispirata, bravo, però da qui a dire che è il Messia, infatti è un po' poco ancora questo. Però qui a un certo punto interviene l'ispirazione divina, e dice che fu talmente forte, talmente grande, che per rifiutarla bisognava farsi violenza. Quindi, unito al suo parlare, ecco, inteso di sapienza, l'ispirazione divina, che cos'è? Ispirazione, che cos'è l'ispirazione? L'ispirazione è per Dio quella che è la tentazione per il diavolo. È un pensiero che ti suscita. Noi dobbiamo saperli riconoscere, però. Perché un pensiero può venire da noi, da Dio o dal diavolo. È sempre così, eh? Quando ci sentiamo inclinati, come dire, portati verso qualche cosa di bello, oppure quando vuole che facciamo qualche cosa, faccio un esempio personale, tanto lo vedete nei prossimi giorni. Adesso siamo nel mese di giugno, il mese di giugno è il mese del Sacro Cuore del Corpus Domini, però purtroppo lo hanno colonizzato recentemente gli omosessualisti e gli LGBT, ma da ancora più tempo i satanisti. Perché a giugno ci sono 2 giornate di giugno che sono tremende, sono il 21 e il 24. Sono giornate in cui si deve pregare un pochino di più. Mi è venuto in mente chiarissimamente quello che si dovrà fare, poi lo saprete, perché quelli fanno rumore di notte, quindi bisogna fare un po' di preghiere notturne. Quindi un migliaio di Ave Maria, un migliaio di Ave Giuseppe, in latino stavolta, quindi così impariamo l'Ave Giuseppe in latino, ci sarà. Saranno fatte il 21 e il 24. Per porre un argine a questa montagna di sterco.
È un pensiero che mi è venuto chiaramente in mente, in maniera distinta e anche in maniera chiara. Come fai a discernere? È chiaro che questa è una cosa che viene da Dio sicuro. E quindi si farà, punto e basta. Quali sono i segni? Ecco, i segni che se tu, per esempio, non lo respingi subito, dici no, no, no. Che siamo matti, mi dai Maria, mi dai Giuseppe, sono stanco morto la notte, che veramente non me reggo in piedi, questo è vero, non ce la posso fare, poi c'è stato pure il mese di giugno, stavo già pesante, basta, è abbastanza, no? Potrebbe rispondere così, se fai così è finito. Però se uno magari non l'accoglie subito, no? Ma basta che semplicemente ci comincia a dire, vabbè, se lo potrebbe fare. Quando è una cosa che viene da Dio, se tu non dici subito di no, ti torna in mente. Torna in mente un'altra volta con maggiore insistenza, perché Dio, vedendo che tu non hai chiuso la porta, dice va bene, mo te lo dice, se non l'hai capito te lo devo spiegare, te lo rimando il pensiero, è finito. Una volta che tu dici di sì, dice sì, sarà un gran sacrificio, sì, però senti nel cuore la serenità, la pace, no? Sì, sarà un gran sacrificio, ma bisogna farlo, il Signore ce lo chiede, e quindi è una cosa quanto mai raccomandabile, opportuna, e via, diamo, che problema c'è? Così funziona. Queste sono le ispirazioni. Quindi, poi dice, vabbè, può essere che non hanno capito bene. Allora, perché l'ispirazione è un pensiero, dice, vabbè, pensiero. Allora Gesù, per aiutarli, arriva un ministro ad avvisare, ci sono Maria e Giuseppe, dice, chi è mia madre e chi è mio fratelli? Quindi abbiamo saputo oggi che Gesù, questo suo detto che troviamo nei Vangeli, alla prima uscita ce l'ha avuto in questa circostanza. Chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre. Qui c'è uno step in più, perché uno che pensa, e bisogna pensare, figlioli miei cari, dice, ah, ma questo ha detto chi fa la volontà del Padre mio. Che dice? Quindi spiega bene la scrittura. Mi è venuto sto pensiero, ma sarà mica il Messia questo qui. Poi lui dice: chi fa la volontà del Padre mio? C'è tutte quante, già così c'è tutte quante, c'è gli elementi sufficienti per fare l'atto di fede. Già a questo stadio, se non lo fai, è colpa, cioè quando sarai morto. Faccio sempre questi esempi un pochino terra terra, così capiscono. Il nostro Signore ti riporta, ecco cos'è il giudizio particolare, no? L'ho parlato tante volte. Ti riporta a quel momento e tu quel momento lo rivedrai con gli occhi suoi e direi: ma che idiota che sono stato! Sono stato un idiota, sono stato. E vedrai che tu non hai fatto quella di fede, è colpa tua. Perché gli aiuti li hai avuti. Ma ancora non è finita, dice, vabbè, te ne do un altro ancora. Non ti è bastato? Arriva no, Maria Giuseppe, dice, figlio, perché ci hai fatto così? Io, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Sempre a alta voce, perché mi cercavate? Non sapete che devo occuparmi del padre mio? Ancora. I loro cuori induriti. Ecco il punto. Pur con tutte le ispirazioni divine, attenzione, veementi, perché a volte un pensiero può essere un po' delicato. Questo era un pensiero forte, dice Gesù. Quindi percepito chiaramente dall'intelletto. Un pensiero forte. Con tutta la mia sapienza e grazia, quindi non dimentichiamo che questo ragazzino sta parlando in maniera altamente consona di scritture, quindi sta manifestando una sapienza profonda e certamente superiore a quella di un bambino della sua età. 2. 3. Il mio modo di parlare è così chiaro. Gli uomini di Dio parlano in modo chiaro. Chiaro. Come diceva il buon San Tommaso d'Aquino,
Idee chiare e distinte. Guardate il contesto in cui stiamo vivendo adesso, storico ecclesiale. Ho già consegnato altre volte, chi ha un po' di cultura, perché un po' di voglia, perdonatemi se dico così, perché questo non è un libro come quelli che scrivo io, ecco, divulgativi proprio, che li può leggere pure un bambino o una persona senza cultura e spero che capisca. Questo è un testo un po' di un certo livello, ma è stupendo, si chiama L'eresia dell'informe. Il modo con cui oggi viene sdoganata l'eresia. Non viene detta chiaramente come si faceva. Lutero, Martin Lutero, ha appiccato 95 tesi, tutte formalmente eretiche, alla cattedrale là di Wittenberg nel giorno di Halloween del 1517. Erano 95 proposizioni formalmente eretiche, formalmente vuol dire che contraddicono esplicitamente una verità di fede già definita. Quindi, cioè, che cosa devo dire? Sei eretico e sei scomunicato, ipso facto. Ma oggi non è così. Oggi è sì, la dottrina della Chiesa è questa, però c'è sempre quel però da un punto di vista pastorale, però così, oppure non stiamo ad andare troppo per il sottile, no? Andate a vedere i libri di morale sessuale classica, quando parlavano del sesto comandamento, ci mancava che facessero il disegno. Perché? Perché su questa materia non si può lasciare lo spazio, l'omelia che ho fatto stamattina, per esempio, no? Oggi, stamattina c'era Gesù che commenta il sesto comandamento. Il titolo dell'omelia, che sarà online giornata, si chiama proprio così: Non commettere adulterio, non commettere atti impuri. Perché Gesù, in quel passo del Vangelo di Matteo, ma quante ne dice di cose? Ed è abbastanza chiaro, anche se non fai disegni, no? Se la tua mano destra ti scandalizza, tagliala. Scusate, che cosa significa? Che cosa si fa con le mani in tema di impurità? Ci vogliono i disegni? Lo dice. Ah, no, 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 il sesto comandamento dice soltanto non commettere adulterio, ma anche no. Il sesto comandamento nella nuova alleanza è variato. Il non commettere atti impuri, perché prima questo episodio del Vangelo e poi San Paolo, basta, chi vuole in pillole di catechesi, c'è sta l'opuscoletto, sono tutti raccolti gli opuscoletti che ho scritto sugli atti impuri. Ah, quello è l'enciclopedia, lì c'è tutto, c'è, mancano soltanto i disegni, a partire chiaramente dalla Sacra Scrittura, però, dato che ci sono molti gallinacci che dicono: ah, ma che sono queste cose, ah, mo, tutte le stesse cose qui, l'importante è che uno si ama. No, no, che l'importante è che uno si ama. Ci stanno dei peccati ben chiari, di la chiarezza. Gli uomini di Dio parlano chiaro. Tu l'ascolti, magari sei colpito, magari cioè, sei stato ferito, ma l'uomo di Dio ti deve ferire. Perché se non ricordo male, l'Apostolo Paolo, che è stato il primo grande predicatore, sapete come era raffigurato nella iconografia e nella scultura? Con la spada in mano. Perché la spada? Lo dice lui stesso, la spada dello Spirito è la parola di Dio. Il cavaliere bianco del libro dell'Apocalisse, che è Gesù, dalla bocca gli usciva una spada affilata a due tagli. Cioè la parola di Dio, scrive una lettera agli ebrei, penetra con una spada fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Ti ferisce. Ma ti ferisce per la vita, perché ti deve denunciare. Perché se io ti dico una cosa chiara e limpida, è chiaro che tu ripensi a quello che hai fatto. Se te la dico chiara e limpida, ci manca soltanto che ci fai il matching, no? Questa è la cosa chiara e limpida, questo è quello che ho fatto, è esattamente quella cosa chiara e limpida, e tu ti sei, hai preso piena coscienza di un peccato mortale, che non è una cosa gradevole, ma la devi prendere, perché te lo devi andare a confessare di corsa, devi farci penitenza e non devi farlo più. Fine della trasmissione. Fine della trasmissione. Quindi, le ispirazioni divine, la mia sapienza e grazia, il mio parlare chiaro. E con tutto quello che sperimentavano in se stessi, c'è anche un'altra cosa importantissima nel discernimento.
È come ci sentiamo. Discernimento non si fa col sentimento, però c'è anche questo, perché le cose che vengono da Dio ti lasciano quella gioia, quella pace, quel senso di serenità, a differenza di quelle che vengono dal diavolo, che uno le sente e può essere anche in discorso proprio erudito, ma ti lascia perplesso, ti lascia turbato, ti lascia con l'amaro in bocca. Perché il contatto con il diavolo è sgradevole. Il diavolo, per quanto si camuffi, sempre diavolo rimane. Per cui la sua vicinanza non può produrre effetti positivi. È impossibile, per quanto lui cerchi di ingannare. Quindi, avete visto quanti sono? Ispirazioni divine, la sapienza e la grazia, modo di parlare così chiaro. Le cose che Gesù ha detto, Padre mio e Padre mio, e quello che sentivano nel cuore, sono cinque, non vollero arrendersi, non vollero persuadersi. Vedete, non vollero. Ecco qua il punto. Non vollero. È un atto di volontà. È un atto di volontà. Che lo devi fare, tu lo devi fare. Il nostro Signore ti dà gli... Vedete che cosa sono gli aiuti? Gli aiuti sono queste cose. Il nostro Signore non ti manda l'arcangelo Gabriele a dirti: guarda che chi ti sta parlando davanti è il Messia. Non lo fa. Lo potrebbe fare, lo potrebbe, ma non lo fa. Non lo fa. Tu lo devi fare. Ti dà gli elementi. Prima le impariamo queste cose e meglio è. Tutti, io per primo, perché tutti siamo a scuola dinanzi a queste cose qui. Alla fine gli hanno fatto un grande applauso, dice Gesù, perché comunque sia standing ovation, perché in discorso, ma ti faccio un grande applauso, ma dice, nessuno vuole riconoscerlo come Messia, nessuno. Dicevo, due, tre, no, nessuno. La tragedia, dice. Era fa sto discorso. C'erano 100 dottori e farisei. Quanti ci hanno creduto che il Messia è due? Vabbè, meglio due che niente. Non zero assoluto. Zero assoluto. Durezza dei cuori e attenzione, ostinazione nel non volersi arrendere a lumi e ispirazioni. Questo sarà il titolo dell'omelia, sicuro. Ostinazione, cuori ostinati e che non vogliono arrendersi a lumi e ispirazione. È un dramma questo qui, perché se facciamo così è la fine. Il Signore continua, guardate che tutta la nostra vita è continuamente, tutti i santi giorni, così. E noi diventiamo santi quando? Quando l'ispirazione ci fa, facciamo il pieno, come Maria Santissima, piena di grazia. Perché piena di grazia? Vai a chiedere alla Madonna che cosa si fa con un'ispirazione che le viene. Chiediglielo. Le acchiappa tutte. Tutte! Non se ne fa sfuggire manco una. Così si diventa santi. E così invece si diventa peccatori. Se si fa il contrario. Bellissimo poi la conclusione, quindi gli sguardi tra Gesù e Maria, quindi la gioia che Gesù concede alla Madonna, meno male, di vivere per aver ritrovato Gesù. E dice, questa è la gioia di chi? L'abbiamo visto nei giorni scorsi, no? Perde Gesù, momenti in cui il Signore ci toglie la grazia e poi lo ritrova, no? E l'ultima nota, questa è una nota anche per noi poveri preti, quindi per me e per qualche confratello, no? Ecco, qui bisogna lavorare,
Bisogna affaticarsi. Dice, pregare il Padre mio, perché Gesù dice, io mi sono stancato. Dice, certo che c'era una natura divina, ma io ero un ragazzino. San Paolo dice, coloro che si affaticano, che si affaticano nella predicazione. Quelli che si affaticano nella predicazione. Perché la predicazione è una fatica. Ma non fa niente, bisogna essere appunto infaticabili, andare sempre al massimo. Perché il Signore poi aiuta. Ci abbiamo tempo per riposarci dopo. Qui bisogna andare al massimo. Perché c'è tanto bisogno, no? Le anime c'hanno bisogno. E allora lui dice che prega il Padre suo che si degnasse di dare forza, coraggio anche, virtù, coraggio. Non bisogna avere paura quando si predica. Non bisogna avere paura, non bisogna avere rispetto umano, né paura delle critiche che possano venire dagli ascoltatori, e né paura delle critiche, questa è una cosa assurda, però purtroppo in questo tempo c'è pure questo, né le critiche che possano venire da chi, anziché dirti bravo che hai predicato, non ti dice bravo, ti dice altro. E c'è pure questo oggi. E chi se ne importa? Il coraggio ci vuole. La forza, il coraggio e la virtù. A quelli che hanno da affaticarsi e patire anche. Perché bisogna anche soffrire per la sua gloria e per la salvezza delle anime, affinché si affatichino volentieri. Che bello! E non stimino fatica l'adempimento della sua volontà, a gloria di Dio e per la dilatazione del suo regno. È un onore, cioè, specialmente poi il compito della predicazione è veramente un onore immenso. Ecco, quindi facciamo anche una preghiera per tutti coloro che, ad immagine di Gesù che predica tra i dottori, hanno questo compito di essere chiari, ecco, forti e incisivi in quello che dicono. Guardate che un predicatore funziona, serve a qualcosa, solo se le anime si convertono, altrimenti, come dice Gesù nel Vangelo, serve soltanto come il sale che perde il sapore, no? Lo prendi, lo butti via e viene calpestato dagli uomini perché non serve a niente. A zero. Se qualcuno non si converte. Ti lodiamo, ti ringraziamo, ti adoriamo, ti benediciamo, Signore. Oggi ci hai fatto comprendere come parli al nostro cuore, perché queste cose avvengono sempre in maniera analoga. Qualcuno che parla in tuo nome, che ci dà un input all'esterno, l'ispirazione della grazia dall'interno, le conferme, sempre da parte di chi parla, e le virtù e i modi e gli effetti che tutto questo produce nell'anima. Ecco, fai in modo, Gesù mio, ci manca la nostra volontà. Io ti direi almeno per me, salvaci da noi stessi, ecco, aiutaci a non metterci nei guai, non essere così sciocchi da irrigidirci, da indurirci dinanzi ai tuoi doni, sprecando e mandando in malora una marea di grazie. Che così sia.
Magnificat anima mea Dominum et exultavi spiritus meus in Deo salutari meo. Qui ad espexit humilitate mancille sue et celum ex hoc beata me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen eius. Misericordia eius a progenie progenie stimentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo dispersi superbos mente cordi sui. Deposit potentes te sede et exaltavi tumies. Esuriente simpleit bonis et divite stimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordia sua. Sicut locutus est a patres nostros, Abraham et semineius in seculo. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficis tui, sicut vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus tres nomine sua in pace in vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria.